Allora, io direi se vogliamo cominciare, perché è l'ora di cominciare già con un leggero ritardo. Questa sala è purtroppo vuota, siamo in un periodo di emergenza nazionale, internazionale, globale, come tutti voi sapete, però è anche piena di idee, di progetti e di persone che ci seguono a distanza. Quindi un primo grande saluto va a tutti gli amici, i colleghi, le comunità che sono tante e che ci permettono e ci hanno permesso in questi anni, insieme ad AGA, insieme alle istituzioni nazionali che ci supportano, al Ministero dei Beni Culturali, con l'Ufficio UNESCO che coordina questo importante processo di candidatura multinazionale di Toccatì come un programma condiviso per la salvaguardia dei giochi e sport tradizionali. Ecco, tutti questi sono oggi insieme a noi in questa sala. È stato un grande lavoro mettere insieme quest'anno il festival, prima di tutto, Toccatì, una vera sfida. Ieri abbiamo ascoltato le parole del sindaco a Castelvecchio e di tutte le autorità presenti. Sappiamo quanto impegno e quanta difficoltà anche ha rappresentato la scelta di continuare, di resistere anche in questo periodo per noi così diverso. Un periodo che ci aiuta a pensare anche le vie del cambiamento. Io sono adesso lieta di aprire questa mattinata di lavoro e di chiamare a questo tavolo e di dare, passare la parola alle istituzioni della città di Verona, città di Verona che accoglie dal suo nascere Toccatì, che è, diciamo, il primo grande partner senza il quale tutto questo non sarebbe nato e cresciuto, ed è anche un po' un esempio, direi, importante, quello della collaborazione fra l'associazione e la città fin dal nascere del Toccatì. Mi fa particolarmente piacere dare la parola a Francesca Toffoli, che è assessore e tra l'altro con delega all'UNESCO, quindi abbiamo la fortuna anche di avere una persona di riferimento forte, decisa, determinata in questo importante anno, che è anche il ventennale del sito UNESCO di Verona. Quindi ecco, Francesca, a te la parola per aprire questa mattinata di lavoro. Grazie, buongiorno a tutti e benvenuti logicamente a Verona, ma poi magari il padrone di casa vi darà il benvenuto all'interno di questo bellissimo luogo. Che cosa dire? Toccati, per chi è un veneto capisce perfettamente che cos'è, per chi non è un veneto forse lo intuisce. Adesso tocca a me perché sono davanti a questo microfono, ma perché effettivamente ho anche la delega all'UNESCO. In questi pochi anni, perché in realtà è un anno e qualche mese che io rivesto questo tipo di carica, la cosa fondamentale che si è cercato di approfondire è la relazione. Già il nome del Toccatì, Toccami, mette in relazione delle persone ed è la funzione fondamentale del gioco. Il gioco è nato proprio per quello. I bambini imparano a giocare proprio per mettersi in relazione con oggetti, persone. Quindi nulla di più naturale in quello che si sta perseguendo con questa candidatura. Soprattutto in questo periodo in cui la relazione è stata in un primo momento snaturata, non permessa, vietata durante la pandemia. E poi nel momento della riapertura riapprezzata, perché è agli occhi di tutti la voglia dei bambini che sono rientrati a scuola da pochi giorni di riabbracciare, di giocare, di ritornare in relazione con le altre piccole persone. Altra cosa fondamentale che il Toccatì sta svolgendo è una relazione con il territorio e questo è il punto sul quale noi stiamo veramente lavorando in questo anno, anno e mezzo, perché Verona è sito UNESCO da 20 anni, quest'anno effettivamente cade il 20° anno dell'iscrizione. Ma un territorio, un sito non è nulla se non è in relazione con i propri abitanti, con le persone che lo abitano. Il Toccatì quindi sta mettendo in relazione due mondi, relazioni tra persone e relazioni tra persone e territorio, in particolare il nostro sito UNESCO.
Quindi, bene, diciamo, abbiamo chiuso un po' il cerchio. L'altra cosa sulla quale io punto molto, ma il Toccati sta già investendo molto, e non da quest'anno, da moltissimi anni, è il fatto di far emergere, perché c'è, ma non emerge, la funzione del Toccati 365 giorni l'anno, cioè un Toccati non riservato esclusivamente per quei 3-4 giorni nei luoghi dove viene ad essere effettuato, ma un Toccati che mette in relazione persone e luoghi 365 giorni l'anno. Quindi direi che una sfida l'avete già vinta, ed è quella di essere riusciti a raggiungere quella candidatura tanto voluta da tutti. Ma la seconda sfida che la città di Verona lancia, e che voi avete già comunque preso, è quella del riservare non per 4-5 giorni, ma dedicare per 365 giorni il vostro mondo di relazione, di gioco con il nostro territorio. Questo è un po' l'augurio. Quindi buon lavoro a tutti. Francesca, grazie mille. Allora, ricordo a tutti, poi passeremo la parola anche alle nostre istituzioni, che la candidatura è un percorso avviato. Abbiamo già raggiunto la prima tappa, che è quella dell'invio del dossier a Parigi, e adesso aspettiamo con molta pazienza, perché i tempi sono, della valutazione sono lunghi, aspettiamo di avere risultati, ma un risultato è già raggiunto, ed è questo appunto di essere tutti insieme al lavoro in nome di questi valori dell'UNESCO, che sono i valori della pace, i valori del dialogo fra le culture, i valori che animano il progetto. Allora, chiamerei un momento, perché ci ha onorato della sua presenza il presidente della provincia, a fare un saluto prima di passare la parola alla regione del Veneto. Manuel Scalzotto, se vuole raggiungerci per un saluto. È un grande ringraziamento, perché in questo periodo venire a esserci è un segno importante. Bene. Care e cari, vi porgo con grande piacere il mio saluto personale e quello di tutto il Consiglio Provinciale, con un caloroso benvenuto nella maestosa sala della loggia di Fra Giocondo, che è la sede del Consiglio Provinciale. Palazzo meraviglioso, e dove la cultura, solo sotto il profilo così architettonico, è evidente. E parlando di cultura, il passaggio lo facciamo al gioco, che è, direi, un tema universale, ed è stato per tutti. Qualcuno più saggio lo vive ancora oggi, personalmente. Capita anche a me, ormai di rado. Ed è un diritto, ma soprattutto un piacere. Ma è anche una forma naturale, spontanea e volontaria di formazione. In questo senso, uno strumento che così teso a misurare il merito e le competenze, un modo per comprendere il peso del destino e quello delle nostre scelte nell'ottenere dei risultati, un'occasione per esplorare il mondo, socializzare, integrarsi, integrare. C'è una logica un po' più profonda, diamo anche uno sguardo psicologico. Toccati, in questi anni, ci ha aiutati a capire che cosa? Tutte queste sfaccettature, questi aspetti, forse meno chiari e ai più, perché il gioco è anche storia di una comunità. E per me, che sono di cultura veneta, lo vedo al pari della lingua, che può mutare, adattandosi a quello che è il contesto sociale, all'ambiente, come chi lo pratica. E il gioco che, il modo in cui si gioca, testimonia quindi anche chi siamo e da dove veniamo. Purtroppo, Francesca, non dove andiamo. E vado subito a chiudere, perché mi rendo conto che oggi avrete molto da discutere, da ragionare. E Platone
già lo citava, si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Allora, la mia conversazione è stata di 10 minuti, non voglio svelarvi troppi segreti. Vi ringrazio, è un piacere ospitarvi in questa prestigiosa sala. Abbiamo la consapevolezza di ciò che state facendo. Auguri e buon toccati. Grazie. Ringraziamento sincero, siamo ospiti in questa sala meravigliosa della provincia e queste parole veramente ci fanno sentire quanto la città, il territorio, la provincia ci stanno accompagnando e seguendo. L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione del Veneto con l'Osservatorio dello Sport ci accompagnano in questo nuovo percorso che abbiamo aperto, anche se, come vi racconterà Giuseppe Giacon tra poco, AGA da molto tempo lavora anche con e nella scuola, col progetto Scianco Scuola, quindi a un livello diciamo più locale, territoriale, ma adesso stiamo veramente aprendo quello che abbiamo chiamato un progetto pilota e lo stiamo aprendo da alcuni mesi in dialogo con Francesca Berti, che è pedagogista e lo presenteremo insieme tra poco, ma anche con Sandro Perini, Laura Donà, cioè le istituzioni che accompagnano, sostengono e orientano anche questo nostro percorso con la loro esperienza, l'esperienza del mondo scuola, del rapporto forte con gli insegnanti. E quindi ecco quello che è oggi il progetto, chiamiamolo la bozza di progetto, l'inizio di progetto, è anche il frutto di questo dialogo con le istituzioni che attraverso la candidatura sviluppiamo da molti anni e rafforziamo sempre di più. Quindi c'è una presa di consapevolezza, direi reciproca, da parte delle istituzioni sul valore del percorso che AGA ha aperto insieme anche alla comunità scientifica e insieme all'UNESCO, direi, con i suoi facilitator, le associazioni non governative accreditate, tutto questo grande lavoro che è dentro, diciamo, la Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio immateriale. E quindi ecco, sono molto lieta di dare la parola adesso a Sandro Perini e a Laura Donà. Laura Donà per l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, che ci segue veramente fin dall'inizio, fin dai primissimi incontri e anche dalla promulgazione della Dichiarazione di Verona nel 2015 e che è veramente, insomma, interlocutore attento e sensibile alla forza di questo e al potenziale di questo progetto. Quindi chiedo anche a Sandro di raggiungere il tavolo per questi saluti. Forse è meglio al posto di Francesca, dell'assessore Toffoli, perché abbiamo tutto il tema dello streaming, forse. Esatto, dello streaming e delle distanze. Sandro Perini, che segue anche Toccati da molto tempo ed è una figura storicamente vicina all'associazione. Saluto tutti i presenti. Il microfono, utilizza il microfono, Sandro, perché ha una bella voce. Ma stiamo registrando tutto, ci stanno ascoltando da 5 paesi d'Europa, siamo sotto i riflettori. Vabbè, allora è giusto salutare i presenti, ma anche tutti quelli che ci stanno ascoltando da distanza. Questo è ormai un metodo che ci ha accompagnato in questo periodo e spesso è stato utilizzato. Io ovviamente porto i saluti dell'amministrazione che rappresento, la Regione del Veneto, della dottoressa De Gregorio, dell'assessore della dottoressa De Gregorio. E ringrazio anche AGA per la stima, perché ha richiesto la mia presenza e quindi è un atto di stima, e quindi per questo vi ringrazio. Quando qualche giorno fa, circa 10 giorni fa, sono passato per San Giorgio e ho attraversato Ponte Pietra, ho visto i totem del Toccati, sinceramente mi sono detto, i ragazzi ce l'hanno fatta. Ce l'hanno fatta nonostante tutto. Nonostante quello che sappiamo che è successo, il Toccati c'è,
è presente, forse in modo, in modalità un po' ridotta rispetto all'esplosività degli anni scorsi, con le dovute precauzioni, ma c'è. E questo è un segnale importante, e di questo ne va dato atto ad AGA, perché esserci è importante. Sta riprendendo un po' tutto, lo sport è ricominciato, era giusto che riprendesse anche un evento come Toccati, che è l'espressione dei giochi e degli sport, in questo caso tradizionali. Quindi da questo punto di vista bisogna proprio, ripeto, dare atto a AGA e tutti coloro che sostengono il Toccati per quello che è stato fatto. E la direzione che io rappresento è la direzione beni, attività culturali e sport, che quindi si occupa sicuramente a 360 gradi di cultura e quindi anche di valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale, e si occupa anche di sport. Come comparto, il comparto cultura sicuramente è sempre stato accanto al Toccati, sostenendolo, ma anche mi risulta anche nel percorso per la candidatura a UNESCO. Quindi sicuramente la Regione Veneto coglie questa importanza e questo segnale, il valore di tutta questa attività complessivamente Toccati e candidature, e quindi sostiene ovviamente il tutto. Ma anche il comparto sport ha fatto la sua parte. Magari è già stato detto, però insomma io me lo ripeto perché è giusto anche ricordare che in questo periodo abbiamo approvato una legge sullo sport, una legge quadro che disciplina tutta la materia sportiva, e sin dall'inizio si è voluto dedicare un articolo specifico sulla valorizzazione delle discipline sportive tradizionali venete. Il fatto di avere quindi una norma è fondamentale per il significato che dà la valorizzazione. E nell'approvare la legge, il Consiglio regionale ha anche dettato i compiti e la Giunta ha detto: beh, voi dovete adesso individuare le discipline sportive tradizionali venete, ed è stato fatto un grosso lavoro, certamente non da soli, noi in ufficio, ma grazie proprio ad AGA, grazie alla FIGEST, grazie al mondo della Voga la Veneta e degli sport, diciamo, marinari, ma c'è anche non dimentichiamo le bisse nel Lago di Garda, e grazie a loro è iniziato un lavoro di confronto, di raccolta dati che loro ci hanno fornito, li abbiamo assemblati, li abbiamo concordati, discussi, e abbiamo le nostre discipline sportive tradizionali venete, il nostro piccolo patrimonio da salvaguardare e da tutelare. Ovviamente quel che è passato, bisogna guardare al futuro. Il futuro vuol dire, in questo caso, giustamente, e il tema del convegno va in questa direzione, bisogna tutelare questo patrimonio. Si parla di, il titolo è giusto? Tempo di comunità tra patrimonio immateriale e contesti educativi. Quindi si parla di comunità, di patrimonio immateriale, quindi nel nostro caso discipline sportive, e quindi comunità come un insieme di scusate, si sentiva? Mannaggia, devo ripetere tutto? Ma si può, non c'è tempo. Allora, scusate, non sono abituato a portare i saluti istituzionali. Vabbè, insomma, stavo dicendo che sì, si parla di comunità e di patrimonio immateriale, quindi comunità come un insieme di persone che operano nel territorio anche in maniera silenziosa, che portano avanti delle esperienze che sono esperienze del passato e che quindi sicuramente vanno tutelate. Si parla proprio di discipline sportive tradizionali, ma si parla anche di contesto educativo. Beh, siccome noi dobbiamo cercare di portare in avanti, trasferire le conoscenze del passato, trasferirle in avanti, io credo che il contesto educativo sia l'habitat, il mezzo, come posso dirlo, la cosa migliore, ecco, per far conoscere ai nostri ragazzi quello che si faceva una volta e che si fa anche adesso. Ecco, per il resto io credo di aver concluso, forse ho parlato anche troppo, ma insomma auguro che ci sia un buon lavoro
in questa giornata. Di squadra. Di squadra. Grazie mille, Alessandro. E adesso entriamo proprio nel merito dei contesti educativi con la parola di Laura Donà, Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la cui presenza, come dicevo, è fondamentale in questo periodo di riflessione e progettazione. E questo progetto, ricordiamo, nella cartellina avete questa piccola brochure sul patrimonio immateriale educazione. Siamo in pieno in un grande lavoro collettivo e tra l'altro oggi sono due giornate europee del patrimonio, oggi e domani, e l'UNESCO l'ha proprio dedicata al tema dell'educazione, quindi siamo perfettamente in linea con quello che è l'esigenza della società civile, dell'Europa, direi del mondo, e l'urgenza di lavorare nell'ambito educativo per la trasmissione del patrimonio vivo delle nostre comunità. Grazie Laura. Grazie, mi sentite? Sì, bene. Allora, intanto buona giornata a tutti. È un po' strano, no, che il Tocati, che si caratterizza per una quantità di persone, invece mi veda coinvolta a fare il saluto in poche persone con le mascherine, però saluto in particolare tutte le persone a distanza che ci stanno sentendo, perché invece sono moltissime. E quindi siamo particolarmente fieri come Ministero dell'Istruzione, perché adesso sapete che l'università e la ricerca è separata, quindi non siamo più MIUR, ma siamo Ministero dell'Istruzione. Siamo molto fieri di seguire Tocati, la candidatura da vari anni, come ricordava Valentina, e stamattina in presenza la nostra partecipazione è ben rappresentata, perché oltre a me, che porto i saluti del direttore generale, dottoressa Carmela Palumbo, che ci ha detto a me e al dottor Gaudio, che saluto perché è appena arrivato, e che siamo appunto all'interno dell'ufficio scolastico regionale, insieme a Monica Magnone, che è là in fondo e che coordina tutte le azioni per l'educazione fisica di tutte le scuole di tutto il Veneto. E quindi vedete, siamo in tre che rappresentiamo l'ufficio governativo del Ministero dell'Istruzione, collocato a Mestre. E ripeto, la dottoressa Palumbo ci tiene particolarmente a questa partnership, perché ritiene, come noi del resto, che tutte le attività che hanno questa commistione tra cultura, prima di tutto, educazione e costruzione delle competenze. Il presidente della provincia ha fatto un accenno interessante sul gioco, no? Il gioco per noi è il linguaggio con il quale approcciamo all'educazione dei bambini piccoli. I bambini che entrano da noi nelle scuole dell'infanzia, la prima cosa che fanno è giocare, e il nostro lavoro è lavorare con loro perché il gioco per il gioco, che permette la motivazione, l'espressione libera di sé e la costruzione di sé, possa essere utilizzato al meglio per poi essere trasformato anche in elemento di costruzione di processi di pensiero, elemento per la costruzione di relazioni sociali e di competenze sociali. E quindi voi capite come una tematica di questo genere ha profondi collegamenti con il mondo dell'educazione e con il mondo della cultura. Non a caso aggiungo, è presente in sala il professor Lino Mascalzoni, che ringrazio e che rappresenta l'ufficio scolastico territoriale a Verona, e la professoressa Romina Vinci, che è sempre collocata presso l'ufficio scolastico territoriale di Verona, per un'azione che ci caratterizza come regione del Veneto, che è storia e cultura veneta. Questa area è nuova dallo scorso anno, è frutto di un protocollo firmato dal governatore Zaia con l'allora ministro Bussetti, perché sapete che i ministri si succedono abbastanza rapidamente a seconda delle legislature, e quindi noi abbiamo 5 docenti, guardo Roberto perché noi come coordinamento del servizio ispettivo, che insieme a lui coordiniamo questo gruppo, storia e cultura per il Veneto, e che ha l'obiettivo, insieme
in questo caso all'educazione fisica per il Tocati, di promuovere e sostenere attività collegate alla costruzione delle competenze europee all'interno di questa doppia area, no? Quindi il movimento, lo sport, ma anche la cultura del Veneto, in questo caso la cultura dei giochi antichi. E quindi questa giornata, diciamo, di lavoro, ma soprattutto questo progetto che vorremmo tentare che il 2021, pandemia permettendo, ce lo consenta di realizzare, è un anno per noi strategico, perché dovrebbe essere quello in cui si riuscirà a mettere insieme queste diverse anime e a far dialogare, pensavamo inizialmente almeno 4 province del Veneto, poi ci sarà modo di approfondire, e quindi avevamo individuato ovviamente Verona, perché Verona ha la sede dell'AGA e perché c'è la comunità ludica che ha avuto l'idea di far partire tutta questa questione, che non è una questione di poco conto. Pensavamo poi Belluno, Venezia e Treviso, diciamo in progress, ovviamente l'obiettivo è coinvolgere tutte le 7 province del Veneto e allargare questa possibilità a tutte le scuole del primo e del secondo ciclo. Aggiungo un'altra sottolineatura: la pandemia ci ha messo tutti in una revisione critica, no? Rispetto al rapporto uomo-ambiente, rispetto al rapporto diritto alla salute, diritto all'istruzione. Direi che da un punto di vista della scuola, mi permetto di dire, siamo, perdonate se lo dico e in streaming magari gli stranieri inorridiranno, ma siamo fieri che la stampa, l'opinione pubblica si sia accorta che la scuola è importante. Perché siamo fieri di ciò? Perché normalmente nella stampa e nell'opinione pubblica la scuola è o scuola con la Q dispregiativa o la scuola che ha sempre problemi. E ovviamente vengono posti all'attenzione problemi specifici che incidono per il 2% sull'insieme del servizio, che invece è per il 98% di alta qualità, soprattutto in Veneto. E questo lo dimostrano le rilevazioni OCSE PISA, le rilevazioni INVALSI. Il fatto che la comunità intera del paese abbia cominciato a dire: ma la scuola deve ripartire, perché senza la scuola i genitori si sono resi conto che da soli non sono in grado di sostenere tutta una serie di azioni e di progettualità. E a proposito del gioco, un conto è giocare per giocare, che è la parte di massima libertà, un conto è giocare per imparare, è un altro paio di maniche. Chi può fare questo? Lo può fare la scuola, e in questo caso la scuola da sola non ce la fa. Ecco perché questa, diciamo, sinergia con il Ministero dei Beni Culturali, che vedo prima rappresentato da Leandro, il Ministero, la Regione del Veneto con tutte le azioni collegate all'assessorato che ricordava prima Luca Perini, gli enti locali, la provincia, il comune e ovviamente la vostra associazione che ha come know-how questo genere di attenzione, forse ci permetterà, uno, di far capire che le attività outdoor, sapete che adesso sono molto in auge per la questione della riduzione dei contagi, no? E le attività outdoor finalizzate alla costruzione delle competenze permettono di far scuola in maniera diversa, che è un po' quella che è la sfida che sarà dal 2021 in poi. Ecco, detto questo, credo di essermi dilungata forse eccessivamente e chiedo scusa, ma mi pareva importante sottolineare tutti questi passaggi, e concludo riprendendo la bella idea dell'assessore Toffali, no? Tocca a ti, tocca a me, e io dico tocca a noi. Grazie. Grazie mille, sì, è proprio così, è come se questo periodo storico così difficile ci avesse messo in luce l'importanza di certi contesti, e la scuola è uno di questi. Quanto è mancata ai ragazzi in questi mesi in cui le scuole sono state chiuse. Quindi paradossalmente questo progetto nasce come risposta anche a un periodo di crisi, e questo lo rende forse ancora più interessante e pertinente di quanto non sarebbe stato in tempi normali. Quindi io mi auguro veramente che questa sinergia possa svilupparsi.
Allora, ricordo a tutti che per quanto non presente in sala, abbiamo il nostro ufficio UNESCO del Segretariato Generale, del Servizio Primo del Segretariato Generale del MIBACT, che ci segue attentamente, ci segue da molti mesi e anni in questo percorso impegnativo di candidatura al registro per le buone pratiche, che è stato appunto inviato dall'Italia come capofila insieme ad altri 5 paesi. Online non abbiamo, come indicato nel programma, il dottor Antonio Parente, ma Elena Sinibaldi, che è il focal point per la Convenzione UNESCO in Italia del Segretariato Generale del MIBACT, farà un intervento un po' più approfondito subito dopo l'Associazione Giochi Antichi con Giuseppe Giacon, e adesso porta rapidamente i saluti del dottor Parente. Quindi ecco, ricordo anche che è proprio questo ufficio che coordina in Italia per il Ministero dei Beni Culturali le candidature dell'UNESCO. Essendo l'Italia un paese complesso, grande e con tanti progetti, è sempre importante insomma anche ricordare questa struttura istituzionale. Quindi ecco, il piacere di passare la parola ad Elena, che dovrebbe apparire in questo schermo che vedete alle mie spalle. Elena, puoi entrare. Buongiorno a tutti, non so se mi ascoltate. Mi sentite? Ti sentiamo molto bene, però ancora non ti vediamo, non so se hai la telecamera disattivata. No, non. La telecamera mi risulta essere attiva, però non so se c'è qualche collegamento di mezzo ulteriore da attivare. Infatti, adesso aspetta che guardiamo un secondo. Intanto tu puoi iniziare mentre noi riattiviamo il video. Buongiorno a tutti, forse ora riuscite a vedermi anche. Eccoti, sei apparsa. Buongiorno Valentina, buongiorno soprattutto ad Aga e davvero grazie. Vorrei salutare anche tanti colleghi e tante comunità straniere che sono collegate ovviamente a distanza e che con noi hanno condiviso questo percorso bellissimo. Ti ringrazio veramente Valentina per aver introdotto l'ufficio e anche l'ufficio UNESCO del Segretariato Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, perché effettivamente si occupa proprio di coordinare i processi di candidatura sia del patrimonio culturale materiale che immateriale sotto appunto l'egida dell'UNESCO. Noi oggi saremo presenti e cercheremo come sempre di dare il nostro contributo. Questo spazio è soltanto per portarvi i saluti del nostro direttore, il dottor Antonio Parente, che tra l'altro è stato con Tocati, che è stato mesi scorsi anche presente ad un'ulteriore conferenza stampa, Valentina, insieme a voi, e che ha ribadito l'importanza anche di questi livelli sia da un punto di vista di candidatura, sia da un punto di vista proprio tecnico-scientifico, ma anche di coordinamento interistituzionale con altri ministeri. Quindi la soglia è piuttosto complessa, e sappiamo anche che Tocati è in una fase anche di riflessione, rientra nella fase di riflessione internazionale su quello che sarà l'evoluzione della convenzione stessa, anche se speriamo di essere molto fiduciosi affinché appunto l'UNESCO possa sempre di più valorizzare le buone pratiche di salvaguardia per il patrimonio culturale e materiale. E in questa fase, in questo momento, ovviamente l'importanza è quella di poter sicuramente continuare a proseguire il lavoro già fatto, straordinario, sia di grande inclusione ovviamente nazionale tra diverse comunità, ma anche ovviamente di livello internazionale. Il tema specifico più tecnico è su quelle che sono le peculiarità del processo di candidatura e anche del futuro di questo percorso di patrimonializzazione, magari mi dilungherò più tardi. Ora veramente volevo soltanto ringraziare e ringraziarvi anche a nome del Segretariato Generale, perché per noi è molto importante assolutamente che vi sia una grande e sempre più progressiva consapevolezza da parte delle comunità e degli attori ovviamente che supportano queste comunità, affinché appunto si possa creare una
sistema sempre più coordinato. Quindi come ufficio siamo sempre assolutamente presenti e disponibili, e il mio è un saluto quindi che vi riporto dal nostro direttore, con l'auspicio ovviamente la grande disponibilità di poter seguire insieme il lavoro già svolto e che sicuramente nel futuro si vedrà ancora impegnati. Quindi grazie Valentina, grazie assolutamente agli altri relatori istituzionali che sono intervenuti e ovviamente ad Ago e tutte le altre comunità e gruppi che ci stanno ascoltando. Grazie. Grazie mille Elena, un applauso. Grazie mille Elena, ecco nell'ordine diciamo degli interventi, prima di dare nuovamente la parola ad Elena proprio per un approfondimento, come dicevo, su questo tema patrimonio culturale immateriale e trasmissione, l'UNESCO, il programma Toccati, lasciamo la parola a Giuseppe Giacon. Allora, il nostro, avete visto il titolo della nostra giornata, Toccati un patrimonio condiviso quest'anno, è proprio dedicato a una riflessione sul ruolo delle comunità. Anche l'anno scorso ci eravamo soffermati con il grande rito, l'anno scorso eravamo in tantissimi da tutta Italia ed era il tema della partecipazione delle comunità alla costruzione del patrimonio. Quest'anno è tempo di comunità, come giustamente ricordava Laura Donà. La scuola e le istituzioni da sole non possono farcela, le comunità sono la linfa vitale anche del futuro del patrimonio, ed Aga in particolare ha avuto un ruolo, diciamo, visionario, non soltanto per quanto riguarda i giochi tradizionali, che sono proprio il tema forte, il corpo vivo del lavoro dell'associazione, ma anche una visione molto ampia di quello che è il patrimonio immateriale, dell'importanza del patrimonio vivo, delle tradizioni vive che si trasmettono nelle pratiche, nel vivere delle comunità, delle persone. Ecco, quindi grazie Giuseppe per introdurci a questa mattinata di lavori sul tema del ruolo delle comunità. Grazie Valentina, senza il cui lavoro, tra l'altro, ricordo, non potremmo essere arrivati fin qui. E ringrazio tutte le istituzioni presenti che mi hanno anche preceduto, non ultimo l'Ufficio UNESCO che ha fatto con noi un lavoro nell'ultimo periodo importantissimo, e anche tutte le realtà, le istituzioni e le comunità collegate, che so essere veramente tante e che purtroppo in questa situazione molto delicata e complicata non possono essere fisicamente in presenza. E qui c'è già la grande novità, cioè la mancanza, diciamo, in qualche maniera di quello che è la forza di tutto questo progetto, cioè far incontrare le persone. E quindi creare, come si è detto in questi anni, Toccati è una comunità di comunità. Toccati è un festival in realtà che assume sempre di più una dimensione oltre il festival, fatto da tantissime persone. Qui ne vedo alcune che tra l'altro ci hanno accompagnato anche tanti anni nel progettarlo e nel farlo, e che magari oggi ricoprono anche altri ruoli, e questo forse è anche la dimensione di quello che è diventato questo diciamo movimento, ecco, perché oggi tanto porto i saluti anche di Giorgio Paolo Vigo, il nostro presidente, che però, siccome noi siamo persone, voglio dire, anche del fare, è nelle piazze mai come in questo momento per soprassedere a una, diciamo, un'apertura particolare che ha il festival di accogliere le tante persone che stanno facendo Toccati e anche ovviamente vedremo il pubblico. Ma la forza di questo festival, dicevo, è la rete delle comunità, i tanti soggetti che in questi anni hanno fatto il festival, sono arrivati al festival e dal festival sono ripartiti carichi anche di una forza, a volte anche di una speranza che nei propri territori quello che stavano facendo e portando avanti non era un semplice gesto, ecco. E questa rete è una rete diffusa ormai a livello italiano. Voglio ricordare che solo in Italia noi abbiamo mappato circa 800 comunità di gioco, stiamo parlando di centinaia e migliaia di persone, e questa rete di comunità ci ha fatto pensare che non era più possibile mantenere un format di 4 giorni, insieme ovviamente alla comunità scientifica, e questo è stato l'altro importante passaggio nel nostro incontro proprio nella sede UNESCO di Parigi,
abbiamo capito che non era più sufficiente, come dire, costruire una rete tra di noi, ma era importante aprire una riflessione e un cammino in dialogo con le istituzioni. E da questo punto di vista devo dire che l'altro elemento importante nella rete di relazioni è stata la nostra associazione europea e la nostra associazione internazionale, sia IGEST che ITSCA, che oggi qui sono ben rappresentate da un presidente, che lo saluto, Pere La Vega, e da un vicepresidente di ITSCA. E quindi, come vedete, al di là delle nostre aspettative, in realtà quando metti in moto, grazie a un potente medium che è il gioco, la volontà di esserci, poi le cose accadono, si fanno. L'altro lavoro che oggi facciamo e l'edizione di quest'anno ne è testimone, ed è stata anche tutta la riflessione di come fare un festival in questa condizione, è stato il tema del diffonderlo, non, cioè portarlo fuori dalle, fisicamente fuori dalle mura di Verona. Ora, sapete che da questa mattina praticamente noi abbiamo 13 borghi collegati che fanno festival insieme a noi. Questo è stato possibile perché c'è stato un lavoro, un dialogo in questi anni con non solo le comunità di gioco ma anche con tutte le istituzioni, non ultimo anche alcuni luoghi dell'educazione, quindi formali quali la scuola, nei vari territori di provenienza. E questo è un elemento molto importante perché c'è un lavoro continuo e multilivello tra istituzioni, associazioni e comunità scientifica. Per noi è un'esperienza che ci ha portato oltre l'immaginabile ed è forse una delle cifre più interessanti. È un lavoro faticoso che puoi fare solo insieme, cioè non lo puoi fare, non c'è qualcuno che diciamo in qualche maniera trae in tutto ciò. No, questo è un lavoro, io direi, più di, se mi permettete, di leadership orizzontale, che è poi quello che abbiamo costruito anche all'interno della relazione con i tanti soggetti, con tante e tante comunità che da anni ci aiutano. Da questo punto di vista siamo arrivati anche a pensare, a ripensare il format del festival. Riteniamo che il festival in sé, e qualcuno lo sa perché era anche presente qualche anno fa, quando abbiamo detto che forse come format è un po' ormai consunto, un po' superato. Perché questo? Perché abbiamo capito che l'opportunità in realtà era molto più ampia, cioè di farne un programma diffuso e permanente. È stato anche citato, ringrazio, cioè un lavoro praticamente di 365 giorni all'anno. Ma non è un lavoro solo che organizzativo, ma è un grande lavoro di tessitura di relazioni, di confronto. E questa candidatura ci ha fatto capire che in realtà le istituzioni danno degli strumenti importanti dal punto di vista democratico, dal punto di vista ovviamente anche della possibilità di portare, di calare sul terreno le politiche e forse è stata anche, e di questo ringraziamo anche le istituzioni stesse, è stata la leva anche per le tante comunità che molto spesso vedono nelle istituzioni una distanza troppo grande rispetto a quello che è, perché ricordiamo che le istituzioni al loro interno hanno persone, sono le persone che muovono le cose. E il lavoro che ha fatto AGA in questi anni, forse, e che piano piano abbiamo preso anche noi consapevolezza, è stato un lavoro di mediazione. E come ci ha detto il commissario europeo per la cultura, Tibor Navracsics, ancora 2 anni fa, probabilmente noi tutti, non noi AGA, noi tutti facciamo un grandissimo lavoro di diplomazia culturale, perché ricordo che la nostra idea è sempre stata quella di vedere nella valorizzazione locale un confronto aperto con le culture del mondo. Quindi, partendo da questi elementi, ci siamo anche resi conto di una cosa importantissima. Avevamo innescato dei tentativi di lavoro, alcuni molto specifici, nell'ambito dell'educazione. Cioè, oggi noi stiamo parlando sostanzialmente
di avere una capacità di trasmissione, no? Trasmissione per le nuove generazioni. Ora è imprescindibile il lavoro nel mondo scuola, nel mondo educativo, e noi su questo lo ammettiamo, eravamo partiti anche qualche anno fa con qualcuno di noi con un percorso, poi chiaramente come tutte le associazioni culturali, perché noi siamo un'associazione di semplici cittadini, donne e uomini, insomma, che ogni giorno si alzano, vanno a lavorare, ma trovano il tempo per portare avanti un progetto anche che è di ideale, e avevamo come dire, anche un po' eravamo un po' in difficoltà, perché non riuscivamo a capire come poter in qualche maniera essere più incisivi nel mondo scuola, e avevamo capito che noi forse avevamo bisogno di altro, avevamo bisogno di affiancarci ancora di più con il mondo scientifico da questo punto di vista qui, e farci accompagnare una formazione in primis noi e di conseguenza anche con le comunità. E quindi è nata l'idea, attraverso un progetto che ha qualche anno, che è Scianco Scuola, di sperimentare un modo di, partendo dalla pratica, e partendo quindi dall'agire, dal fare quello che è la dimensione del gioco e dello sport tradizionale all'interno di un contesto all'aperto, avvicinare le nuove generazioni. È stata un'esperienza molto interessante, lo è ancora, però abbiamo capito che questa poteva essere, come dire, solo foriera di un inizio. E quindi da un paio d'anni abbiamo cercato di raccogliere da parte delle comunità, forse anche di più, quelli che secondo loro sono oggi le criticità maggiori per entrare all'interno del mondo educativo, perché ricordiamo che anche le comunità sono fatte da semplici cittadini che non hanno tutti gli strumenti, tutti i codici per entrarci. E quindi grazie anche al lavoro con il Ministero, con l'Istituto Centrale Patrimoni Immateriali, abbiamo iniziato a incontrarli e fargli vedere che le istituzioni ci sono, ci possono essere, entrano in dialogo, la comunità scientifica. Abbiamo accompagnato le comunità, si sono fatte accompagnare dalle istituzioni locali, questo è stato un segno importantissimo di una presa reciproca valoriale, no? Dei due ambiti, e questo ha innescato chiaramente la prima condizione importante per fare le cose, cioè la fiducia che si possono fare le cose, non è vero che non c'è la possibilità e lo spazio per farlo. E l'altro elemento importante è che si poteva anche in qualche maniera uscire da un alveo che molto spesso vive il gioco e sport tradizionale, cioè di una di un'autoreferenzialità forte, cioè di essere contemporanei. Ed è tutto il lavoro che noi abbiamo fatto in questi anni, cioè rivendicare il fatto che il gioco e sport tradizionale, per quanto residuale, non è assolutamente qualcosa relegato nel passato. E quindi da lì, da quel momento, diciamo in questi non solo nelle giornate, ma nel festival, quando noi siamo andati nei weekend, come fa spesso Aga, parte va nelle varie comunità, nella creazione di fiducia e di dialogo aperto, abbiamo costruito diciamo la base per oggi, e siamo qui appunto per questo, vedere se ci sono le condizioni per costruire all'interno del progetto Toccati un modello anche di trasmissione negli ambiti dei giochi e sport tradizionali. E chiudo dicendo che mai come queste ore per noi è molto significativo che le persone che ci hanno chiesto di fare il festival fossero i volontari che in questi mesi ci hanno scritto, hanno dialogato con noi, e le comunità. E perché questo festival, più che per noi, che vi dico che quest'anno insomma più di un dubbio ce l'abbiamo avuto, è diventato necessario. E questa è la dimensione che il festival è andato oltre se stesso, cioè oltre l'Associazione Giochi Antichi. E penso che sia un buon inizio, quindi grazie e niente, vi chiediamo di restare in viaggio con noi. Sì, è proprio la metafora del viaggio e della strada, il festival dei giochi in strada, questa strada proprio che stiamo percorrendo insieme, che è anche molto bello girarsi indietro, cercare di interrogare, capire,
per meglio anche vedere il futuro, là dove vogliamo andare. E se c'è una cosa che ha veramente che ho trovato formidabile nell'associazione Giochi Antichi è questa capacità di unire un respiro contemporaneo, una fortissima presenza a livello locale e poi il respiro internazionale. E su questo è proprio questo respiro internazionale che ha mosso, diciamo, anche il progetto di candidatura, non una candidatura solo italiana, ma una candidatura che riunisse più paesi e comunità ludiche, perché è proprio questa la dimensione di Toccati, unire il locale, quindi le comunità che arrivano veramente dai piccoli borghi e per cui ormai venire anche a Verona una volta l'anno è diventato una molla fondamentale per la loro vita locale, con questo respiro internazionale. Ho il piacere adesso di lasciare la parola ad Elena Sinibaldi che ci diciamo, darà anche degli aggiornamenti importanti su quello che è il rapporto fra patrimonio culturale immateriale e trasmissione, l'UNESCO e il programma Toccati. Elena, con qualche minuto di ritardo, no. Ti diamo la parola. Ci sono, grazie, riappaio così, volevo comunque ringraziare Giuseppe che ti vedo e ti ringrazio davvero perché sai bene insomma come si è iniziato il nostro lavoro, questo gruppo di lavoro importante sulla candidatura e tu hai potuto constatare direttamente quanto sia effettivamente molto complesso. Quindi diciamo oggi per noi è l'occasione come ufficio UNESCO del segretariato generale del MIBAT di poter condividere in parte, no, con chi ci ascolta e con voi che siete presenti alcuni aspetti importanti di questi processi sul perché effettivamente c'è una complessità, da che cosa deriva, che cosa comporta e quali sono appunto le finalità auspicate. Diciamo che in linea di massima, no, l'UNESCO ovviamente rappresenta uno strumento internazionale a tutti gli effetti, quindi sovranazionale, che è accompagnato anche da direttive operative. Queste direttive operative sono uno strumento molto dinamico che è soggetto ad un aggiornamento continuo, in parte, potenzialmente anche annuale, e qui sono appunto, diciamo, disciplinate dalle decisioni dei due organi statutari che sono il Comitato Intergovernativo e l'Assemblea Generale degli Stati Parte. A riguardo appunto è importante sapere che ci sono attualmente 178 paesi che hanno ratificato la Convenzione, ciò significa che questo sistema sovranazionale globale di policy deve rispondere, diciamo, a un assestamento progressivo che ovviamente è richiesto da questo numero elevatissimo di paesi. È chiaro che questo numero di paesi, quindi anche di comunità di riferimento, di altri stakeholders, non dimentichiamo le ONG che peraltro abbiamo considerato e anche AGA stessa, insomma, ne è un'espressione all'interno di questo percorso, fa in modo sostanzialmente che tutti questi attori concorrano per un fine comune. E quindi a volte è possibile, diciamo, che per far entrare in dialogo culture diverse, ovviamente anche paesi diversi, e poi fare in modo che questi possano, diciamo, in qualche modo seguire delle procedure, delle linee guida, diciamo, più o meno standard, questo fa sì che a volte il contesto di espressione locale si mette in processi di patrimonializzazione che devono essere capaci però di parlare un linguaggio per certi aspetti più meta istituzionale, per certi aspetti anche ovviamente molto più tecnico e scientifico da quello che è l'espressione del contesto locale in sé da una parte e dell'antropologia tradizionale, questo da un punto di vista scientifico da cui, a cui siamo solitamente diciamo ispirati e motivati anche, diciamo, dal nostro percorso disciplinare italiano. Quindi per dire sostanzialmente che dov'è in parte la grande sfida e dov'è che si caratterizzano molto questi percorsi di patrimonializzazione e quindi, diciamo, anche di settorialità, proprio nel fatto che c'è un sistema, soprattutto noi, che cerca di tenere in considerazione più aspetti
e che quindi, diciamo, fa in modo che periodicamente tutta una serie di indirizzi vengano attuati e vengano attuati appunto come espressione globale. Questo per dire semplicemente che quando ci siamo ritrovati anche nell'avvio di questo percorso di patrimonializzazione del Toccati e quindi di tutto il festival, abbiamo trovato un terreno fertilissimo, assolutamente, un grande lavoro straordinario etnografico di campo, grande già sensibilità e consapevolezza a livello comunitario, però poi questo progressivamente l'abbiamo dovuto tradurre in anche qualcos'altro, non in qualcos'altro direttamente, ma aggiungere, diciamo, una componente che probabilmente solo attraverso certe modalità e l'attuazione di certi indirizzi è possibile aggregare. Ovviamente questo non l'abbiamo fatto da soli e l'abbiamo fatto con grande impegno e con grande stima anche dei colleghi degli altri ministeri della cultura, attivando un gruppo di lavoro internazionale a cui ovviamente abbiamo partecipato noi rappresentanti dei ministeri, ma anche Valentina, che è importante sapere, insomma, che sia membro del Global Network dei facilitatori del patrimonio culturale e materiale e che segue, diciamo, il programma UNESCO sulla capacity building. Questo è un altro aspetto che poi richiamerò più tardi in connessione appunto al contesto educativo verso cui la convenzione si sta indirizzando, e poi ovviamente attraverso la partecipazione diretta di AGA, che, come dicevo all'inizio, Giuseppe ha toccato con mano l'esperienza di questo switching, del migrare verso qualcos'altro. E devo dire che però il grande del lavoro, il grande del programma che è stato sviluppato in questi anni è stato sicuramente una fonte che ha permesso poi, diciamo, di facilitare in parte questo assestamento del percorso di candidatura UNESCO. E tra gli aspetti fondamentali e in parte innovativi, ci tengo a sottolinearlo perché comunque Toccati rappresenta tutti gli effetti la prima candidatura italiana al registro delle buone pratiche di salvaguardia, sono stati diciamo messi in evidenza degli aspetti fondamentali, tra cui ovviamente il rapporto che c'è tra il patrimonio immateriale e gli spazi anche pubblici, ovviamente il festival e anche tutta, diciamo, l'organizzazione del festival è effettivamente un caso molto interessante da approfondire anche rispetto a questo aspetto, e sicuramente può essere anche, diciamo, un modello di evoluzione per altri contesti. Ma quando ci siamo ritrovati proprio a livello anche di gruppo internazionale nel dovere in qualche modo dare efficacia a questo programma, valorizzare gli aspetti principali, tutti poi a un certo punto ci siamo resi conto, e forse Valentina si ricorda, quando a un certo punto no, veramente in maniera molto convinta sottolineiamo la trasmissione come una componente ineludibile e fondamentale di qualsiasi buona pratica di salvaguardia. E quindi questo sicuramente è un aspetto centrale per la convenzione stessa, che da un punto di vista di salvaguardia sicuramente, diciamo, cerca di mettere insieme in comunicazione, di sviluppare più attività in diversi campi, che siano anche la documentazione e la ricerca, che siano anche la promozione in generale, ma la trasmissione sia formale che non formale rimane sicuramente l'attività fondamentale che caratterizza la salvaguardia del patrimonio culturale e materiale, perché è quella che più fra tutti ne garantisce la vitalità. Allora, sulla base di questa consapevolezza e sulla base anche del fatto che la trasmissione, soprattutto non formale, quindi la vitalità di un elemento, di un percorso di buona pratica di salvaguardia, è sicuramente molto in mano alle comunità, e non possono altri soggetti istituzionali
o piuttosto referenti scientifici, eccetera, sostituirsi al grande ruolo importante che hanno nella trasmissione diretta, non formale, i soggetti detentori e praticanti di un determinato elemento. Quindi questo è un aspetto fondamentale ed è un aspetto chiave che ci deve aiutare a capire esattamente quali sono i livelli di trasmissione, anzi, riuscire a partire dalla riflessione di quali possono essere i livelli di trasmissione. Sicuramente questo livello interno alla comunità e soprattutto il non formale, non formalizzato, è sicuramente la base di partenza per poter analizzare questo aspetto. Dopodiché, sempre nella logica di poter aggregare più aspetti, quindi di non sostituirli né tantomeno diciamo trasformare, okay, un elemento affinché non perda la sua vitalità e soprattutto l'impatto anche sociale e culturale che può avere nella comunità, nella società civile con la quale direttamente si rapporta, è proprio quello di aggiungere semmai ulteriori opportunità. E in questo senso, piano piano ci avviciniamo ad un livello cosiddetto di trasmissione formale e formalizzata. Quindi c'è un primo livello che sicuramente è quello interno alle comunità, perché trasmissione non formale significa vitalità, significa poter rilevare elementi del patrimonio culturale e materiale che sono, diciamo, stati ereditati e che con il tempo si sono ovviamente tramandati in maniera spontanea, ovviamente all'interno delle comunità e delle società e delle culture. Poi c'è un altro livello che non sempre è presente allo stesso modo, che è quello appunto della trasmissione formale. Cosa comporta? Cosa significa questa trasmissione formale? Ci possono essere diverse declinazioni. Le diverse declinazioni possono essere più quelle legate all'apprendimento diretto e formalizzato di un determinato patrimonio culturale e materiale. Questo, ovviamente, non può prescindere ancora una volta dalla partecipazione e dal ruolo centrale che devono assolutamente avere le comunità e i gruppi di detentori e praticanti. Per esempio, tutte le attività didattiche, laboratoriali, extracurricolari che si possono fare all'interno delle scuole, no? In cui intervengono i diretti detentori e praticanti, cioè Giuseppe che parla ai bambini, che dà dimostrazione di un set di giochi tradizionali, che spiega che cosa significa la storia, no, di un gioco particolare, quella è una componente di trasmissione formalizzata. Poi c'è un altro livello, che è ancora quello più, diciamo, in evoluzione e in prospettiva, che è quello proprio dell'educazione del patrimonio culturale e al patrimonio culturale immateriale. A quel punto, ovviamente, entrano in gioco altri attori e possono entrare in gioco e devono anche altre istituzioni. Perché, ovviamente, i livelli verso cui l'UNESCO ci incoraggia di poter andare sono quei livelli e quegli ambiti che nell'economia generale di uno sviluppo sostenibile, più integrato possibile, fanno sì che anche tutti i settori dell'educazione, del patrimonio culturale, possano progressivamente integrare anche l'educazione al patrimonio culturale e materiale. E questo come potenzialmente? Attraverso la formazione anche di specialisti che si occupano proprio della salvaguardia e della gestione del patrimonio culturale e materiale. Fare formazione attraverso gli specialisti del patrimonio culturale e materiale. Questo l'UNESCO lo raccomanda e l'UNESCO è molto molto consapevole che per fare attività reali di formazione e anche di integrazione di alcuni corsi, per esempio dell'istruzione terziaria, quindi nelle università, proprio dedicate al patrimonio culturale e materiale, c'è bisogno di una grande conoscenza. Questo lo dico perché
tempo fa, ma non molto tempo fa, l'UNESCO insieme a un'agenzia specifica europea ha lanciato un progetto pilota che serviva proprio a rilevare nell'area regionale europea lo stato, diciamo, dell'istruzione terziaria per quanto riguarda il patrimonio culturale e materiale. I dati risultanti non sono incoraggianti, non ci fanno sicuramente, diciamo, come dire, non ci danno una soddisfazione immediata, perché in realtà si è proprio rilevato che manca una grande competenza di questo settore e manca una specializzazione, gli specialisti di questo settore che possono a loro volta formare anche altre figure professionali. Nell'ambito di questo percorso, diciamo, di rilevamento, di analisi progressiva, in cui si individua, come dicevo prima, l'educazione come un asset e una finalità che bisogna a tutti gli effetti attivare, ma che bisogna anche implementare, proprio anche nell'ottica progressiva di implementazione della Convenzione UNESCO 2003, l'UNESCO, diciamo, in qualche modo ha attivato un ambito molto specifico, che è un programma di capacity building che Valentina conosce molto bene e che sa essere molto, diciamo, focalizzato su alcuni, diciamo, ruoli che possono avere sia l'UNESCO che le istituzioni di riferimento per l'UNESCO, di comparti istituzionali di riferimento per l'UNESCO per l'implementazione della convenzione stessa. Quindi l'UNESCO mette a disposizione, diciamo, un programma di capacity building che però deve e può essere attivato attraverso delle figure chiave che l'UNESCO individua come essere esperti facilitatori di questo, ovviamente, network globale, ma anche, appunto, esperti facilitatori della convenzione stessa. In Italia ne abbiamo due, cioè Valentina Zingari e Benedetta Obertazzi. La ricordo Valentina perché sa, insomma, che ha collaborato con noi anche in questo percorso del Tocati, interverrà dopo, ma insomma, e con loro si sta attivando un percorso sempre più integrato affinché effettivamente ci possano essere delle attività di sensibilizzazione progressiva, di formazione attraverso, appunto, la capacity building, che possano in qualche modo far sì che anche il paese, le comunità stesse interessate possano prendere sempre più consapevolezza, possano acquisire sempre più strumenti per poter lavorare. Perché l'obiettivo, ricordiamolo sempre, deve essere, come diceva prima Giuseppe, un obiettivo di governance multilivello, di interazione ovviamente, di collaborazione. Quindi il locale deve interagire sicuramente con il regionale, che deve interagire con il nazionale, che deve interagire con l'internazionale. È chiaro che quando però si attivano percorsi UNESCO e di soglia internazionale, a maggior ragione, diciamo, di percorsi di candidatura multinazionale, quando parliamo di livelli nazionali parliamo di settori istituzionali molto specifici. Quindi sia da una parte c'è l'ufficio UNESCO del MIBAC, da quell'altra sappiamo che la nostra diciamo, collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri non è prescindibile. Quindi c'è un aspetto fondamentale che va in questo senso chiarito, focalizzato, ma questo non toglie nulla al fatto che invece si possano sviluppare tantissime altre attività, come si diceva proprio all'inizio, permanenti, quindi non soltanto concentrate nel festival, che comunque è un momento clou ovviamente di questo programma, ma assolutamente diversificare, fare in modo che ci siano più attività trasversali all'interno della salvaguardia di un determinato elemento, che però siano in grado sicuramente di formare, di creare consapevolezza, di non distorcere le informazioni e il messaggio, perché in questo la Convenzione UNESCO è sempre più attenta ed è sempre, Valentina questo lo sa, sempre più attenta e richiede sempre di più una corretta restituzione
di quello che effettivamente è il processo di patrimonializzazione e dei soggetti coinvolti. E quindi, diciamo, non per, come dire, aggravare, anzi, no, non per dargli una restituzione, diciamo, come dire, un po' ferraginosa, però serve per comprendere che noi dobbiamo lavorare nella complessità. E con la competenza e la formazione si sciolgono i nodi della complessità e si possono trovare le giuste vie per poter fare, come diceva Giuseppe, e in questo fare, Giuseppe, permettimi, vorrei rappresentare anche il nostro segretariato generale, perché sai che è stato di una grande operatività e di una grande rispondenza senza effettivamente interruzioni. Quindi è una comunità del fare, che è una comunità sia di detentori e praticanti, ma è anche una comunità istituzionale che si uniscono. E poi c'è il grande livello di collaborazione e di cooperazione che dobbiamo, possiamo attivare anche con tutti gli altri soggetti istituzionali stranieri che ovviamente sono convenuti nell'attuazione di un programma che non può, come diceva Giuseppe, rimanere autoreferenziale, ma deve sempre di più uscire, diffondersi, farsi conoscere nelle buone pratiche effettivamente che ha perseguito in tutti questi anni. E questo deve essere sicuramente un obiettivo che insieme a tutti gli altri dovremo continuare a perseguire. L'ultimo, concludo, Valentina, e lascio spazio anche agli altri, soltanto per darvi qualche informazione chiara rispetto allo stato della candidatura, se mi permetti, in modo tale che siamo tutti, diciamo, informati. Allora, proprio per il principio che vi dicevo prima, cioè dire, quando vi dicevo che il complesso meccanismo della Convenzione UNESCO è molto settoriale, sia nella competenza che nell'attuazione, perché è soggetto a direttive operative e non solo, anche altri strumenti allegati, ricordiamo principi etici, ricordiamo tutta una serie di decisioni e di gruppi di lavoro internazionali che poi di volta in volta implementano la Convenzione. Praticamente le direttive operative della Convenzione hanno sempre previsto, quantomeno fino ad oggi, alcuni criteri di priorità di valutazione delle candidature. Questi criteri da direttive operative, da articolato della Convenzione, vengono decisi dal Comitato Intergovernativo, che è composto esclusivamente da 24 paesi eletti, ok? Quindi 24 su 178. Ora, il caso, diciamo, che si è generato durante la presentazione delle candidature del marzo scorso è stato quello che il segretariato generale della Convenzione non si aspettava, probabilmente, che talmente è stato il lavoro di accrescimento della visibilità della Convenzione e di grande volontà e probabilmente capacità degli Stati di seguire questo indirizzo, che c'è stata la presentazione di un numero elevatissimo di candidature multinazionali. Non nazionali, ma multinazionali, che hanno sforato praticamente il contingentamento delle 50 candidature annuali che ovviamente possono essere valutate. Questo ha fatto sì che si creasse una sorta di impasse completamente inaspettata e diciamo dove né gli stati hanno avuto, come dire, potevano aspettarsi, avendo appunto seguito percorsi corretti di presentazione delle candidature, ma anche il segretariato stesso, diciamo, ha cercato di poter in qualche modo aprire un po' al contingentamento di valutazione delle candidature, ma non è riuscito ancora ad inserire tutte le candidature per essere ammesse alla valutazione del 2021. Quindi sostanzialmente ci ritroviamo ancora in una fase di, da una parte, negoziazione, da quell'altra invece molto tecnica, in cui in realtà collateralmente a questo impasse internazionale c'è tutto il meccanismo di rivisitazione delle liste di candidatura.
Quindi questo lo vorrei anticipare, cioè l'UNESCO sta rivedendo nella maniera più peculiare, più scrupolosa possibile, tutto quello che sarà il meccanismo di listing dal 2021 in poi, per far sì che sostanzialmente non si crei più questo argine di competizione a volte tra stati, per far sì che effettivamente le liste e le candidature possano contribuire alle finalità della convenzione il più possibile, e ovviamente diciamo evitare quello che poi sono anche le raccomandazioni del forum delle ONG, che molto spesso richiamano, diciamo, come dire, una forte politicizzazione di queste candidature. Quindi bisogna cercare di essere sempre più informati correttamente e comprendere quanto sia effettivamente un ambito molto molto complesso da una parte, che ovviamente deve dialogare con più livelli, e questi livelli anche di modifica delle direttive operative non sono immediati, e non basta uno Stato ovviamente che possa rappresentare le sue istanze, ma sono ovviamente a quei livelli, semmai, ovviamente livelli di natura molto diplomatica. Quindi questo per concludere in parte, ma invece il mio, come dire, augurio e la grande volontà è quella di continuare a lavorare sicuramente per poter dare ancora più forza a questo programma, a questa buona pratica, e fare in modo effettivamente che il target della trasmissione da una parte sia mantenuto, da quell'altro sia rafforzato, come anche ovviamente l'ambito dell'educazione. Grazie. Sono stata un po' lunga, però volevo cogliere l'occasione di darvi delle informazioni precise, più che altro, visto che sì, ci stanno ascoltando anche... Sì, è molto importante che qui riuniti in questa sala con tanti rappresentanti di istituzione ci sia questa chiarezza, e tra l'altro è un elemento anche di interesse quello che hai evocato, perché si è creato un gruppo internazionale di riflessione proprio sui meccanismi delle liste, e si parla, e la Francia anche all'ultima assemblea ha portato questa testimonianza forte sull'importanza che le buone pratiche non vengano più messe in competizione con altre candidature. Questo la sottolineato anche la nostra rappresentanza permanente, esatto, che ha parlato in seguito. Effettivamente il giorno dopo ha parlato anche l'Italia, raggiungendo, diciamo, questa riflessione. Quindi diciamo che due dei paesi che sono con noi nella candidatura di Toccati hanno proprio espresso questa importante riflessione, che raggiunge assolutamente gli obiettivi della convenzione. Quindi Elena, ti ringrazio moltissimo. Tra l'altro Elena ha parlato della rete dei facilitatori e dei facilitatori italiani. Benedetto Bertazzi doveva essere con noi, ma per motivi di famiglia non ha potuto raggiungerci. È giurista, Benedetta, io sono antropologa, quindi una cosa anche interessante di Toccati è che ha riunito, diciamo, il lavoro delle due facilitator italiane, da un lato da un punto di vista giuridico e da un punto di vista antropologico, e lavorare insieme fra discipline è sempre un'immensa ricchezza nell'intersettorialità. Ecco, posso salutare Tamara, che vedo, Yoren... Hi, good morning, nice to meet you. La vedo però, loro si vedono ma noi non li vediamo. Volevo cogliere, oh, Sophie as well, good morning. Ecco, vedete, questa è una cosa bellissima, sono gli scambi di saluti online, in questa grande piazza virtuale del Toccati, un patrimonio condiviso 2020. Ti lascio, Valentina. Grazie Elena. Grazie, un abbraccio, e davvero spero di vedervi tutti prestissimo. Anche noi, speriamo di persona e non solo a distanza. Grazie. Tamara, really, hope to see you again very soon. Ciao Elena. Ciao, 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 buona giornata e buon lavoro ancora. Allora, Elena ha introdotto questo tema dei facilitatori, e noi qui intorno a questa giornata, per questa giornata ne abbiamo diversi, abbiamo anche Tamara per la Croazia, che però è facilitatore del Global Network e a cui daremo la parola fra qualche istante. Vi sollecito a guardare questa slide, che non è una slide ma è un foglio che avete nelle vostre cartelline, perché è molto pertinente per quello che andremo a dire nei due interventi
interventi che seguiranno adesso, cioè l'intervento di Tamara, che è veramente la persona in questo momento in Europa forse più impegnata fra i facilitatori nel programma Living Heritage and Education, a cui appunto siamo molto felici di dare la parola, e anche noi con Francesca per il progetto appunto pilota Regione del Veneto. Quindi ecco, questo tema dell'approccio all'integrazione del patrimonio culturale immateriale nell'educazione, vedete che mette in primo piano, e anche Elena ha sottolineato quanto il rispetto per le comunità sia fondamentale. Sempre più siamo sollecitati a considerare l'importanza di questo tema del rispetto, del mutuo rispetto e del ridare questa centralità alle comunità. E vedete che la slide dice Reconnecting School and Communities, e avete questi tre grandi cerchi. Gli studenti possono imparare con il patrimonio immateriale, quindi proprio attraverso, possono imparare sul patrimonio immateriale, cioè capire che cos'è, e questo, tutti questi approcci hanno come obiettivo quello di rinforzare la trasmissione, quello che ci siamo detti poco fa con Elena. Quindi ecco, in questo piccolo riquadro in fondo avete teacher training, anche questo poi magari lo riprendiamo col nostro, diciamo, intervento conclusivo prima della pausa caffè. Tamara parla molto bene italiano, ma adesso passiamo gradualmente all'inglese, proprio perché chi ci sta seguendo dai paesi che parleranno poi, le delegazioni, possa seguire i nostri interventi. Vi ricordo che avete gli abstract di tutti gli interventi nella cartellina, quindi questo magari faciliterà la possibilità, insomma, anche della lettura, di seguire anche in maniera più facile l'inglese. Ho il grande piacere di dare la parola a Tamara Nikolic, Eric, che ci raggiunge, credo non so da dove ti trovi, Tamara, in questo momento. Buongiorno a tutti, adesso a Rovigno. Quindi nell'Istria, quindi bene. Tamara, allora grazie mille di averci raggiunto, sappiamo quanto avete anche desiderato venire fino all'ultimo, essere qui con noi. E questo ci ha dato molta forza durante il periodo di preparazione della giornata. E quindi, anche se adesso non ci siete, intanto la forza della volontà ce l'avete trasmessa. Grazie Valentina per le belle parole, tutto quello che avete fatto per noi. As you said, I will continue in English, if you agree. And I want to greet everyone, and I'm really happy happy and proud to be part of this network, because it really, with each year, we continue learning, and I believe we will have a great future all together with all the programs that we are activating, especially in relation to education. So thank you for having me. I will try to be concise and to present you three crucial ideas and experiences that I would like to reflect upon, and maybe we will have the opportunity also to discuss later with our colleagues internationally. The thing is that all of us here present are very much aware of the importance of education, of formal and non-formal education as safeguarding measure. But what is now the new orientation, and what is very much important, is this multi-layered approach and relation between ICH and education. And the idea is to reflect upon relationships in these next 10 minutes, 15 minutes. So a great encouragement for me, and I believe for all of us, was the that we witnessed that during the 8th General Assembly, the majority of state parties sees education as thematic priority for the next medium-term strategy, which covers the years 2022 to 2029. Of course, this strategic vision is now influenced and in a way shadowed by emergencies as another thematic area in focus. But I believe that both need to be taken in consideration jointly and give us ground to further develop education issues in the light of the different emergencies
that are striking our daily lives. So this encouragement coming from the from last week's meetings and the vision of the importance of education gives us ground to continue all the activities presented also by our partners, and that will be presented later in the afternoon. The second thing that needs to be addressed and emphasized is that the convention from the very beginning is oriented towards education through Article 14, encouraging state parties to raise awareness and transmit knowledge about ICH through formal and non-formal education systems. In this regard, also the brochure that you have now introduced is a great awareness-raising material, but maybe not available in general. So I think it is very important to use all the materials that are at our disposal in working with the educational systems, because they can be informative and also a source of inspiration. So this brochure states at the very beginning, and this is important, that education can play a valuable role in safeguarding intangible cultural heritage. The Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage recognizes the transmission of ICH through formal and non-formal education as a key safeguarding measure. So first of all, education is a safeguarding measure. But further, what is important is that modes and methods of transmission that are recognized by communities can be strengthened in educational programs. So the educational programs can learn from ICH methods, respecting and intangible cultural heritage as part of our everyday lives and a source of inspiration and methodologies, if we want to. So besides this brochure, a number of intersectorial meetings, meaning that the Living Heritage Entity, in partnership with the education sector at the UNESCO headquarters, held a series of webinars, and especially in 2018, a webinar for the Education for Sustainable Development key partners, discussing how the existing activities relate to safeguarding ICH. And in relation to the modes and methods that can be seen as an inspiration for the education system, and the idea of education and ICH as assets for sustainable development, here we come to the third point of my short intervention, which sees intangible cultural heritage as contributor to the fourth SDG, which is the Sustainable Development Goals, which is quality education. And what does it mean, quality education, and how can ICH contribute to quality education? I will explain you through my experience that I had the opportunity to be part of last winter, and it is an ongoing process that practically is at its beginnings. So in November 2019, along with my colleague Vanessa Achilles, who is also facilitators of the Global Network, and with colleagues from the Living Heritage Entity, we have started a journey hand in hand with the school system in Europe, with a global vision in mind, of course. And this journey explores how ICH can be integrated in school system, having children learning with ICH and not about ICH, which was usually, not always, of course, but usually the practice in school systems. You would have teachers explaining about a specific element, be it a specific game or a oral tradition and so on. Now the focus is on integrating ICH and learning with ICH about mathematics, physics, geography and so on. So you can imagine how challenging this is. And I will just briefly explain what we did, how we worked, and what were the challenges in this process. So two workshops were organized. The first one in Vienna with 10 European schools, meaning that during the workshop,
a student and teacher were present. So they worked together, the student and the teacher. So the first challenge was, of course, to introduce ICH for me as a facilitator during the same class to a teacher and to a student between 10 and 14 years old. So with different knowledge, with different understandings, with different possibilities, and to teacher who are already somehow knowledgeable in this field. Nevertheless, we managed, of course, through a five-day workshop to become closer, to explore together all the different key concepts related to ICH. And what is very much important, we emphasize the ethical principles and the need of collaborating and including always in each segment of their work with the schools, also the community concerned, or individuals or groups. So this first workshop was dedicated to introducing ICH as concept and to develop their pilot project that they had to implement in the next 2 months in their schools. Of course, we followed them also through this 2 months period, discussing methods on how to introduce specific ICH elements in their Greek language classes, in physics, in art classes, in geography, and so on. After this 2 months period, and just before the global lockdown, we met end of February in Rotterdam, where we discussed the materials produced by me, by Vanessa and me, to improve them based on the needs of the teachers and the students. These materials, unfortunately, are not published still, but will be published in the next few months, I believe, and in French and English. And they present a set of materials, I cannot say a guide, but rather a companion to teachers in implementing ICH in their teachings. Besides these materials, there will be a set of webinars, and of course, state parties will be encouraged to, of course, if they want to, translate these materials in their languages, because it will be produced in French and in English, as I said. So, briefly, this is what we did, and I would now like to take this opportunity to show you two videos, if I will manage, let's see, that will help you better understand the emotion deriving from this practice, from this kind of work, and therefore the contribution ICH has and gives to education. So just the videos are 2 minutes long, so two videos, 1 minute. Hopefully I will manage to share my screen. Okay, no, I cannot share my screen. So I will encourage you to check the YouTube channel, the UNESCO YouTube channel, and to search for Teaching and Learning with Living Heritage, the Japanese Hanga Printing in Art and Math classes. Maybe if Valentina, you want, yes, I can send you the, yes, link, and maybe we can just briefly, because it's 1 minute, we can... Tamara, I think that it is not possible because they didn't... Yeah. It's not possible this morning to share video or PowerPoint, but for technical choice of the organization. No problem. I just send the link to the YouTube, yes, to the chat box, yes, so everyone can check it when they have time. Yes. So you have a better idea of what was going on there. And yes, the idea is also to collect all this material of this day and to put really like a summary of our day, and I hope to publish on the website. Then I really hope that this working group
of this morning can stay in touch with you. And we really need also this experience in order to start with all the update our pilot project. Then, grazie Tamara, grazie mille. Adesso diciamo cerchiamo di tenere, come dire, presenti le cose che ci ha detto Tamara. Anche io passerò all'inglese, però prima di passare all'inglese volevo dire una parola su questo sogno che avevo da bambina, che era di, come dire, sentivo un terribile spreco nel fatto di entrare a scuola, chiudere le porte della scuola e che fuori restava un mondo di competenze, di sapere, di persone che non erano presenti nell'insegnamento. E quando abbiamo cominciato i primi scampi con Aga, mi ricordo che ci dicevamo dobbiamo riconquistare la scuola con il gioco tradizionale. Ed era veramente un sogno che avevo molto forte. Ero anche un po' insofferente, diciamo, a restare chiusa in classe. Quindi ecco, trovo che questo accorciarsi delle distanze fra le istituzioni e le comunità sui territori sia una grandissima opportunità che la Convenzione ci sta favorendo. Then I will speak English now in order to be in connection with all the people, as Tamara and the others. And with Francesca, we have a joint presentation. And I really hope to speak about the importance for all of us of this program, Living Heritage and Education, Living Heritage in Education. Tamara was speaking about it. And the importance of the ethical principle for the safeguarding of intangible heritage, placing communities at the center of the transmission process, both in heritage and educational field, as actor of synergies, possible synergies between school and territory, and resource partner for new educational experience. In January 2020, just before the lockdown, AGA organized a national meeting in Venice, bringing together several traditional Ludin communities from all over Italy. The meeting was prepared with a questionnaire designed and distributed to collect the needs of the communities, Ludi communities, in particular in relation to the aspect of transmission of traditional games and sport. During this meeting, working group with representative of communities, local administration, local and regional school authorities reflected together on the challenge, suggestion and needs to reinforce the transmission of TGS by improving the dialogue between the school and the communities. The survey and the Venice meeting and dialogue led to the decision to open a field of experimentation in Veneto, the region that supports the Toccati program and the UNESCO application process since 2015-2016. And that benefit also of a long-term field work of AGA, Giuseppe was speaking about it, in several local schools. In 2015, AGEST and AGA, and this is the international dimension also of the network of communities, elaborated and spread during the Toccati Festival the Verona Declaration, recommending the introduction of traditional games as intangible heritage in the school. Three key aspects of the pilot project, Traditional Games and Sport in Veneto, discovering the intangible cultural heritage are, the first one, to consider traditional games and sports not only a sportive discipline to be introduced in their diversity during the hours dedicated to physical education, but as element of the cultural heritage of the area where the school is located and the children live. The second aspect, to highlight the crucial role of communities of practice made up of local people as main actors of participatory and inclusive research projects, on the idea to go out and to go with children to make research together with communities inside and outside the school.
This approach raises awareness of the TGS social values as element of a cultural fabric that includes the environmental resource, local craft, musical, ritual and festive tradition, food heritage, etc., fostering the development of educating communities. And the third, to put the teacher, but of course also the students, but the teacher at the center of the project in order to offer them a training course on intangible cultural heritage and didactic with traditional games, with reference to various disciplines involving them in a process of capacity building with other local actors, fostering creativity, inclusion, intercultural and intergenerational dialogue. Starting from the curriculum of each institute, and Laura Donà was, the contribution of Laura Donà was very important to focus on this aspect. This process of teacher training aims to provide tools, teacher training, but also workshop with the children, aims to provide tools for the understanding of the potential of traditional games with respect to the knowledge of the local intangible heritage, always in interdisciplinary approach, linking different school subjects such as history, geography, science, and physical education, the development of key competence, such as personal, social, and learning to learn competence, number 5 of the Council of the European Union, competence in citizenship and cultural awareness and expression competence. And finally, the development of soft skill, as experience with traditional games stimulate cooperation, sharing of rules, respect for the common good and ecological sensitivity, as well as awareness of the values of cultural belonging and diversity. Cultural belonging and diversity. Then now I give the floor to Francesca to explain the sense of the initial choice which were made in the pilot project. Francesca, yeah. Thank you. Thank you, Valentina. I need to introduce myself because since many years, especially through the candidature process, Valentina was the main speaker for AGA. She is the consultant responsible for the intangible cultural heritage. And since a couple of years, we are working together. I'm a play education specialist, which is in several countries, especially in countries with German languages, a field of education, Spielpädagogik. And this is my my field of research also. And so I must say it's a pleasure to work together and to combine, in this specific case of AGA, the topic of intangible cultural heritage with the topic of play, and especially of play education as a tool. My contribution intends to shortly illustrate two initial choices behind the pilot project: the choice to target children from primary school, allowing them to discover and rediscover traditional games and bringing these same games in the classroom, the schoolyard, as well as other places outside the school, strongly involving traditional ludic communities and other local actors. The second choice was to emphasize local play tradition wherever it is possible with similar games which are present in other regions of the world, in an effort to integrate the theme of local heritage within a more intercultural approach. By bringing the pilot project to primary school, we are suggesting teachers, so the project specifically targeted children, but is the main hours are focused on teacher training. So we are suggesting teachers to work with children around traditional games for a significant period of time. In our wish are 4-6 months. Our proposal is spreading over several subjects,
from history to geography, from science to physical education. Likewise, we suggest to explore play spaces from the classroom to the schoolyard, from the school to the neighborhood. The aim is to take children into a journey animated by traditional games. Since children are immersed in play, this task is easier done than spoken. We think, as facilitators, to introduce children to discover traditional games, and they fall into it, like Alice in the rabbit hole, because what we are bringing is play, which is where children are immersed. Furthermore, play is the primary experience where children learn. And Pere La Vega, if he would be here now, and I say hello to Pere, he would say, we learn why play. So everything that we are doing in our play education activities is through play to learn. Or again, as Tamara said just before us, we not simply bring some games and bring children to learn games which are disappearing, but we are learn with games and through games. Personally, I just want to give you a hint, especially for the audience here in the sala, for the Italian audience. I said to Valentina, and we often discuss about it, how to integrate intangible cultural heritage with working in the school. And as a pedagogue, I think we have beautiful experiences of teachers who are really working in a way that it is how the school should work. In recent years, a guest who has visited the Festival Toccati several times has been the maestro Franco Lorenzoni, who is famous in Italy for having documented in depth the experience, his experience as a teacher. Lorenzoni is part of the educational cooperation movement, a movement of teachers who believes in school as the place where children can develop the many ways to express themselves and have educational experiences that will help them become future citizens. The educational cooperation movement was born in the 50s from the intuition of the maestro Mario Lodi, who was in turn deeply inspired by the French teacher Augustin Freinet. Mario Lodi is considered the maestro in Italia per antonomasia. In Mario Lodi's footsteps, Franco Lorenzoni, whose classes are characterized by interdisciplinarity, manual work, the exploration of natural environment, as well as the encounters with the local artisan, local storytellers, elderly people, and whatever it is, the meeting of children to open the door, literally out of metaphor, to open the door of the school to the neighborhoods. This way of working is personally, and also if you will read in the future how we will implement the project strongly in our work, in the way we are thinking to work also with teachers, to bring these important experiences, connecting them, and this is the step forward, the innovation aspect, to let teacher understand that the topic of intangible cultural heritage has also a huge background of expertise who can help them with innovative tools. And my telephone is ringing. So I just want to conclude with the second important aspect of our project, that is to involve traditional ludic communities and other actors of the territory in what is for AGA one of the main idea, that is to reclaim the street in a way and reclaim spaces for play. So in the pilot project, we have chosen to start with the
primary school children starting at the age 7-8, because at that age Piaget first noticed much of the learning experience takes place in free and semi-structured play, mostly by imitation and among peers. So what we are doing, we are simply, as adults, we are simply the facilitators who act in a way as peers, and to reintroduce games which have been disappearing in the last 50 years. In the project, therefore, we involve traditional learning community as well as other subjects of the territory in order to establish a dialogue between them and also support the creation or reappropriation of play spaces. And the last aspect, which is for us important, is to combine a discourse about the local heritage with an intercultural approach, especially because most of our classes, especially in the region where we are talking about Veneto, are multicultural classes. And so we ask ourselves what it is to talk about the traditional games of our region, but to be inclusive and not to exclude pupils or students with the migration background or with the family with the migration background. So, in my experience, traditional games have exceptional narrative qualities. In the classroom, they allow us to explore many subjects, but they also allow us to stimulate stories about our own games, or when we involve adults, so parents and grandparents, to let them also bring their experience of the game they play, or to talk about memories of other regions. The storytelling around games allow us to present the theme of local heritage in an intercultural perspective. This is possible when we introduce children not only to local traditional games, but we suggest them to collect the play experience of their parents and grandparents, recalling this experience, and they come and they really act as journalists. They go home, they write down the story, they bring the story back to the classroom. And these stories often recall sometimes forgotten games played in other region or in country of origin of the families, thus discovering how many different cultures share the experience of play of traditional games. So, we use saying that traditional games are characterized by ludodiversity, so a wonderful variety of material, shapes, rules, context, players. This variety is also accompanied by an equally surprising similarity between games belonging to the same typology, often played in regions far away from each other. My proposal, and this is the suggestion with which I close my contribution, is that observing the variety of games by highlighting elements of similarity between them is the necessary approach to appreciate play diversity and more generally cultural diversity. In the context of the multicultural classroom, revealing elements of similarity between local games and traditional games of the world allow us to discover the thread that hold together the experience of play between cultures. Thank you. Grazie mille Francesca anche di riportarci proprio dentro il nostro alveo culturale italiano con tutte le esperienze importantissime che caratterizzano la scuola italiana che a me è mancata tanto negli anni di distanza dall'Italia, che in realtà è una scuola che sperimenta, vive, inventa in maniera comunque sempre nuova, una scuola estremamente dinamica, sperimentale e io insomma sono molto, molto fiera, diciamo, e anche di lavorare per ancora migliorare questi collegamenti strategici vitali, come un po'
un ecosistema storico-culturale anche nel quale... Allora, abbiamo sia Tamara che Elena Drobna dal segretariato della convenzione che ci stanno proponendo di guardare questi due minuti di video. Allora, vista l'insistenza, io penso che sia... chiederei a Tamara, se ci sta ascoltando, mi diceva il tecnico di condividerlo lei però lo schermo, perché sennò noi dovremmo fare una manovra complicata. Se sono solo due minuti potremmo forse, e sarebbe interessante, intanto guardarlo insieme, perché poi sappiamo che gli invidi, i link eccetera non sono così immediati. Quindi ecco, se riusciamo, Tamara ci senti? Sì, ti sento e adesso vedo di sì. Farlo. Allora, sì, allora sblocchiamo un attimo questa cosa, tanto abbiamo giusto quei due minuti prima della pausa, perfetti proprio, per guardare questo bel video. Abbiamo ricevuto messaggi incrociati su questo video, penso che ne valga la pena. Adesso ci provo, dai. Ecco. Grazie mille Tamara, grazie mille del tuo lavoro, del tuo impegno e dell'essere grazie sempre. Grazie a voi, sì, è molto importante avere l'opportunità di parlarne, no? Sì. Sì, certo. E poi anche sul progetto pilota Veneto vorremmo proprio coinvolgerti, ti inviamo magari le bozze, vediamo anche se riusciamo a organizzare una riunione, abbiamo un po' di mesi per lavorarci. Sono sicura che anche questi materiali che saranno, diciamo, pubblicamente, come si dice, available, sì. Saranno di grande aiuto per tutti gli organizzatori, sì, di queste manifestazioni, ma anche ai professori direttamente nelle scuole. Allora, io ancora non posso condividere il mio... Screen says host disabled attendee screen sharing. Riusciamo a condividere adesso? Ah, ok. Tu riesci a condividere lo schermo? Come mai non riesci? No. Mi dice che non si può. Facciamo la pausa. Ok. Va bene, allora facciamo una cosa, perché adesso abbiamo tutti questi orari molto, molto stretti. Allora facciamo la pausa e subito prima di iniziare, magari due minuti prima delle 11, veniamo e pare che insomma a quel punto potrai condividere lo schermo. Va bene? Ok. Ti va bene alle 11 meno 5? Sì. Grazie Tamara, un abbraccio. A dopo. Tra poco. Ciao.